Wacky Wayne arriva in città. È fantastico iniziare la giornata con una bella passeggiata nella natura. Che disastro! Forse è ora di fare un po' di pulizia. Come ho fatto a non accorgermene prima? Su, ora mettiamoci al lavoro! Ehi, buongiorno Harry! Sembri proprio di buon umore oggi! Hai ragione! Stamattina arriva in visita mio cugino, Wacky Wayne, e non sto più nella carrozzeria! È uno svitato come te! Non lo so, io sono anni che non lo vedo! Ma almeno da quanto ricordo era abbastanza scatenato, un vero piantagrane! Bene, adesso scusa ma devo proprio lasciarti, non vorrei farlo aspettare! Ci vediamo, Fiona! A presto, Harry! Wayne è in ritardo. Speriamo non si sia perso. Oh! Salve, cugino. Oh, Wayne, io ti stavo aspettando. È bello rivederti. Sì, anche per me. Ragazzi, che metropoli favolosa. Per caso avete anche un distributore qui? Sì, certo, puoi scommetterci. C'è quello di Tommy Gunch. Tommy? Senti che nome ridicolo. Sì, forse. Ehi, ti va di divertirti un po'? Sì, e perché no? Allora andiamo. Ecco, e adesso andiamo subito a prendere un'altra spazzatura da Troy. Oh, com'è bella la spazzatura! Oh, ti sembrano scherzi da fare, Harry. Mi hai spaventato! A me piace molto il succo di mele. No, non farlo! Le mie bellissime mele! Su, andiamo, Harry! Oh, mi dispiace tanto, Frankie! Ciao, Troy! Oh, ciao, Gary! Grazie per essere venuto subito! Qui io ho una montagna di spazzatura per te! Wow! Ehi, complimenti! Vedo che l'hai già separata, il che mi facilita molto il lavoro! Oops! Oh, un'auto della polizia! Presto, dobbiamo nasconderci! E perché? Quello è Poli, un mio amico! Cosa? Sei amico di un'auto della polizia? Ah, certo! Salve, ragazzi! Ciao, Poli! Lui è mio cugino, Wacky Wayne! Ciao, Wayne! Come va, bello? Scusate, ma adesso devo scappare. Mi aspettano alla centrale. Ci vediamo più tardi! Buon lavoro, Poli! Ma l'hai visto? Che faccia da stupido! No, Poli è sveglio e molto gentile! Harry, ascolta! Mi è venuto in mente uno scherzo da fare. Dai, vieni con me. Com'è andato il giro? Oh, tutto bene. A parte il fatto che il cugino di Harry mi sembra un po' strano. Oh, andiamo, ti preoccupi troppo. Avrà solo voglia di scherzare come Harry. Può darsi. Pronto al centro di soccorso. Oh, sembra una cosa molto seria. Non c'è tempo da perdere. Arriviamo subito. Sentite. È scoppiato un incendio nella chiesa, quindi dovete intervenire il prima possibile. Oh, ci muoviamo immediatamente, perché adesso è... È ora di entrare in azione! Sì! E vai! D'accordo, ora non c'è più spazio. Vado a lasciare tutto al deposito e poi ritorno qui per fare l'ultimo carico, va bene? No, non è necessario. Tanto vale che la bruci io. Sei un vero amico, Troy. Così mi risparmi un altro viaggio. Ma stai attento col fuoco, eh? Certo, stai tranquillo. Ci vediamo! Addio, Gary. E grazie dell'aiuto. Ed ora facciamo un bel fuoco. Ehi, ma qui non c'è nessun incendio. No, certo che è molto strano. Chissà se Alice ha riconosciuto chi era al telefono. Dai, andiamo a chiederglielo. Ehi, ma hai visto che faccia quei due? Ehi, ma qui non c'è nessun incendio. No, certo che è molto strano. Non è stato affatto divertente, non si devono fare queste cose. Ma certo, sono solo degli scherzi. Dai, facciamone un altro. E se invece andassimo alla zona industriale? Voglio presentarti Robby e Freddy. Robby e Freddy, sembrano dei tipi tosti. Sì, andiamo da loro.
con questa abbiamo finito per oggi. Grande! Ehi ragazzi, questo è mio cugino Wayne. Oh, ciao Wayne. Fantastico, adesso possiamo giocare tutti e quattro insieme. Io direi... Hai detto per caso giocare? Sì. Giocare è una cosa da sciocchi. Io credevo che foste dei duri e non un frigorifero su ruote e un trespolo con un ridicolo naso. Un frigorifero? Che vorresti... Questo non è un ridicolo naso. Io posso avvitarci diversi attrezzi. Oh, ma stai dicendo sul serio? Comunque resta sempre ridicolo. Sembra una trombetta. Andiamo, Harry. Lasciamoli perdere, questi due. Ma che stai aspettando, cugino? Tu stai con me ora. Ecco, veramente io non... Quel Wayne non mi piace per niente. E poi il tuo naso non è ridicolo. Grazie, Freddy, e tu non sembri affatto un frigorifero, amico mio. Ah, che bel fuoco che ho acceso. E poi così farò anche pulizia. Per tutti i cereali. Nel granaio c'è parecchia altra roba che deve essere bruciata. Ma non dovrei lasciare il fuoco incustodito. Beh, ma sarà soltanto per qualche secondo. Salve, ragazzi! Oh, ciao, Willy! Su, andiamo a fare altri scherzi. Senti, e se stavolta ci limitassimo a sporcare qualcuno di fango? Ah, no, che dici? Quella è roba da camioncini, non da auto elaborate come noi. No, ho appena avuto un'altra idea. Secondo me è stato solo uno scherzo di cattivo gusto. Ed è opera di Wayne. Polly, dovresti stare attento ad accusare qualcuno senza avere alcuna prova. Sì, qualcuno può aver davvero pensato che la chiesa stesse andando a fuoco e poi ci ha chiamati. Pronto, centro di soccorso? Bene, ho capito. Sì? D'accordo, arriviamo subito. Sentite, sembra che un ladro si sia appena introdotto nel forno di Benny. Oh, dobbiamo muoverci subito. Sì, sì, fate presto, perché adesso È ora di entrare in azione! E poi... Oh no! Le fiamme si sono diffuse! Devo chiamare immediatamente il centro di soccorso. Pronto, centro di soccorso. Ciao, Troy. Hai detto un incendio. Oh, ma Fiona non c'è. Non posso mandarti nessuno. Ascoltami, usa il tubo da giardino mentre io cerco di contattare Fiona. Tieni duro. Ma qui sembra tutto tranquillo. Non c'è nessun segno di scasso. Oh, ma è molto strano. Due falsi allarmi in un giorno. Dai, torniamo alla centrale. È troppo forte! Yuhu! Mi sto sganasciando dalle risate! Sì, ma adesso basta, scherzi. Non potremmo fare qualche altra cosa? Ehi, ma sei impazzito? Questo è solo l'inizio. Vieni, ne ho già in mente un altro. Sono sicuro che ci sia Wayne dietro questi falsi allarmi. Vado a dare un'occhiata in giro. D'accordo, buona idea. Io invece ritorno subito alla centrale. Qui sta bruciando qualcosa. Oh no, questa è davvero la fine. Ci penso io adesso. Lo so, sono stato incosciente. Ho lasciato il fuoco incustodito e adesso il mio granaio è andato distrutto. Coraggio, Troy. Facciamo tutti quanti degli sbagli. Io vorrei soltanto che non mi avessero chiamata al forno per quel falso allarme. Per fortuna la famiglia dei Topolini si è salvata. Ora però dovranno trovare una nuova casa. Oh, sono così carini! Ehi, ecco Wayne ed Harry. Sentiamo di che cosa parlano. Ah, io sono il migliore in fatto di falsi allarmi. Sono già riuscito a farne due a quella stupida auto della polizia e a quel camion dei pompieri. Certo. Sai una cosa, Harry? Ho deciso di trasferirmi qui, così potremo fare scherzi di continuo. E poi voglio anche chiedere a Willy di diventare la mia ragazza. Bella idea, eh? Cosa? Sì, Wayne, l'auto elaborata più forte del mondo, sta per prendere possesso di questa città e... Ah! Dai, mandalo via, mandalo via! Ehi, ma è soltanto un topolino! Io odio i topi!
No, io non posso vivere qui. Voglio tornare nella grande città. Harry? Oh, Polly, io non volevo dare tutti quei falsi allarmi. Wayne, invece, non è stato molto gentile. Sta tranquillo, Harry. Ho sentito tutto. Sì, ma poi ho sbagliato anch'io. Avrei dovuto dirgli di smetterla, invece... Ora devo andare a chiedere scusa a Robbie e Freddy. Ehi, Fiona, che cosa ti è successo? Io ho appena spento un incendio da Troy. E a te, invece? Ecco, erano opera di Wayne, quei falsi allarmi. Oh, povero Harry. Era così ansioso di rivedere il suo amato cugino. Sì, ma a me ora dispiace soprattutto per Wayne. Vorrai scherzare? No, io sono convinta che Wayne sia una brava auto. È soltanto molto, molto solo. Scommetto che non ha mai avuto nessuno che badasse a lui. Beh, sai, non mi sorprende. È così cattivo. Certo, ma ora prova ad immaginare se nessuno fosse mai stato gentile con te, Polly. Oppure non avesse mai badato a te. Tu, come ti sentiresti? Probabilmente triste e arrabbiato. Vedi, a volte è proprio chi è più cattivo con gli altri ad avere maggiormente bisogno di un amico. È bene tenerlo sempre presente. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco, vorrei chiedervi se vi va di giocare a qualcosa con me. Voglio dire... Oh, ma sì, certo, certo. Dai, andiamo subito. Anche per te somiglio a un frigorifero. E il mio naso somiglia davvero a una tromba? No, voi due siete i migliori amici che un'auto possa avere. Il mistero dell'acqua. Sveglia, Robby! Abbiamo un lavoro da fare! Cosa? Oh, ops! Dai, stai più attento! Quello lì è il sapone per l'autolavaggio di Tommy! Adesso ripulisci tutto subito prima che venga a ritirarlo! Fila a prendere il tubo, Robby! Salve, ragazzi! Come va? Oh, ciao! Come stai, Tommy? Bene, sono venuto a ritirare il mio sapone! Ecco, è quello lì, non è vero? Sì, ma Robby deve finire di ripulire i flaconi. Prima c'è stato un piccolo incidente. Ehi, Freddy, guarda che qui non c'è pressione. Siamo senza acqua. Che cosa? Non possiamo essere rimasti senza acqua. Ci sarà qualche problema all'impianto. Probabilmente un tubo che andrà cambiato. Da cambiare, dici? No, io non credo che sia necessario. Ai tempi del nonno, quando si rompeva qualcosa, lui l'aggiustava usando quello che c'era. Nastro isolante, bende e anche cerotti. Guarda che è tutto vero! Il nonno ha aggiustato un sacco di tubi in questa città. Davvero? È un peccato che non sia più qui, allora. Comunque, non preoccuparti, li laverò io non appena tornerò al mio distributore. Ciao, ragazzi! Ecco fatto! Io adesso ho finito. Ehi, Dixie, ti andrebbe di fare un picnic con me stasera? Che cosa? Tu vorresti fare un picnic con me? Oh, sì, ma certo. D'accordo, allora ci vediamo alla fontana alle 7. Oh, va bene. Così avrò il tempo per fare una doccetta e comprare il pane. Fantastico, ciao. Rappidippidù, rappidippidei, il pane è quasi pronto, trallalallalei. Ehi là, ciao, Benny. Oh, bonjour, Joe Sventura. Sono già pronte le tue baguette? Non ancora, ma ormai ci siamo quasi. Oh, ma è fantastico! Oh, ma che cosa ti prende? Oh, mi dispiace tanto, io ti assicuro che non l'ho fatto apposta. Adesso lascia almeno che io ti... No, basta così, oggi hai già fatto abbastanza... Oh, è il corvo più sbadato che abbia mai conosciuto. Oh, allora mi siederò qui ad aspettare. Oh, ma è bagnato! Ah! Oh! Ma che sta succedendo qui? Che fai? Ah, oh! Questo sì che è stato un volo. Ma per fortuna l'atterraggio è stato morbido. Ehi, Fiona, ti ricordi quando da piccola cercavi di imparare ad usare i lampeggianti e invece ti limitavi soltanto a roteare così gli occhi? Già. E allora quando tu invece volevi imparare ad usare la sirena?
No. Pronto centro di soccorso? Certo. Ho capito, d'accordo, arriviamo subito. Sentite, purtroppo sembra che il forno di Benny si sia allagato. Non deve essere bello. No, deve essere piuttosto grave. È meglio se ci muoviamo subito. Mi hai tolto le parole dall'altoparlante. Coraggio, che cosa state aspettando? Pronti ragazzi? È ora di entrare in azione! Sì! E vai! Il mio pane! Non è possibile, è tutto rovinato dall'acqua, il lavoro di un intero giorno e adesso le mie baguette sono ridotte peggio di una spugna bagnata. Oh, ma che cosa avrò fatto di tanto male? Andiamo adesso, cerca di calmarti, Benny. Ma secondo voi ora da dove viene fuori tutta quest'acqua? Questo non lo sappiamo ancora, ma siamo venuti qui giusto per scoprirlo. Tu hai idea di quale possa essere il problema, Polly? Ma non saprei. Potrebbe dipendere da un tubo? Hai ragione, deve esserci stata qualche grossa rottura. E così tutta l'acqua esce da qui invece di essere incanalata laddove serve. Se davvero è così, dobbiamo trovare subito il guasto. Non possiamo lasciare che si sprechi tanta acqua. No, io adesso vado a far chiudere l'acquedotto in modo da permettere la riparazione. Sì, brava, ottima idea. Io nel frattempo vado a chiedere a Dixie se viene subito qui per sostituire il tubo. Allora ci rivediamo qui? D'accordo. Oh, ecco fatto. Sei tornato come nuovo. Oh, molte grazie. Adesso sono pronto per il picnic di stasera. Dixie non c'è al cantiere. Chissà dove può essere andato a quest'ora. Forse lo troverò giù al porto. Ehi, ciao Cindy. Come stai? Oh, tutto bene, sai, oggi ho la serata libera. E tu invece? Prima ho visto i lampeggianti accesi, sei forse uscito in missione? Sì, in effetti sto cercando Dixie. Non è che per caso l'hai visto da queste parti? Ecco, io credo proprio di sì. Poco più di un'ora fa l'ho visto andare verso il distributore. Aha, credo di aver capito. Fantastico, grazie Cindy. Di niente, figurati. A presto, Polly. Comunque io ti assicuro che almeno qui in città era tutto molto diverso. Ciao. Ehi, come va, ragazzi? Oh, direi che non va molto bene. Qui non c'è più acqua ed io sono tutta insaponata. Sì, deve essere senz'altro successo qualcosa. Di solito i tubi che abbiamo in città non danno mai nessun problema. No, deve essere per via di quella grossa rottura vicino al forno. Ecco, hai sentito? Io lo sapevo che non poteva dipendere dai nostri tubi. Come diceva sempre il nonno, non aggiustare mai niente che non sia già rotto. Scusate, voi avete visto Dixie? Sì, che tu ci creda o no, era qui fino ad un minuto fa e io gli ho anche dato una bella lucidata ai cingoli. Sul serio? Oh, che romantico. È davvero molto interessante. E sai anche dove fosse diretto? No, ma è andato in quella direzione e credo abbia accennato qualcosa del fioraio, ma io non ne sono del tutto sicuro. Senti, Tracy, se stasera non hai altri impegni di lavoro, dovresti andare subito giù al deposito a caricare un nuovo tubo dell'acqua. Noi ti aspettiamo più tardi al forno, va bene? Certo, tanto è inutile che resti qui. Grazie. Io intanto vado a cercare Dixie. Ci vediamo tra un po'. D'accordo, a dopo. Ciao, Dixie! Finalmente! Ti ho cercato dappertutto! Ah, dici davvero? Ho come l'impressione di essere diventato molto popolare ultimamente. Ascolta, noi abbiamo urgente bisogno di te. Si è rotto un tubo dell'acqua e mezza città è rimasta a secco. Il forno di Benny è allagato e tu devi assolutamente aiutarci a riparare il guasto. Oh, forse sei impegnato stasera. Oh, no, no. Che cos'hai lì? Oh, niente di importante. Comunque, quel guasto sembra una faccenda seria. Ora sarà meglio andare. Sì, ti seguo. Ciao! Oh, Polly, che bello! Sapessi quanto sono felice che tu sia riuscito a trovarlo! Sì, e credimi, non è stato facile. Ora sarà meglio mettersi subito al lavoro, però. Sì, va bene. Ci vorrà un minuto. Ciao, Freddy. Oh, come stai, Tracy? È sempre un piacere vederti. Sì, ma oggi vado molto di fretta.
C'è stata una grossa perdita d'acqua in centro. Tu hai dei tubi di ricambio? Dei tubi di ricambio, dici? Certo, vieni pure da questa parte. Eccoli qua. Magnifico. Me li potresti caricare sul cassone? Sicuro. Tu nel frattempo fa manovra. Ma che strano. Chissà ora dove è finita tutta l'acqua. Io voglio proprio vedere che cosa è successo lassù. Qui ci sono i nuovi tubi. Ecco, ci siamo. E questo è il tubo da cambiare. Oh, finalmente veniamo a capo di questo mistero. Bel lavoro, Tracy. Adesso ci penso io. Ferma così? Certo, fai pure. Vediamo, questo dovrebbe andare. Oh, fantastico! Sentite, nel frattempo io vado a far riaprire l'acquedotto, d'accordo? Quassù non c'è nessun blocco, ma devo dire che comunque la vista è fantastica. L'acqua è tornata ed ora la fontana funziona di nuovo. Ehi, guardate! Attento al buco! Direi proprio che non sei un corvo molto fortunato. No, però ho tante altre cose di cui essere felice. Ora potresti tirarmi fuori. Sì, certo. Tieniti forte. Grazie, amici. Voi siete i miei eroi. Senza il vostro aiuto avrei dovuto aprire una piscina invece di un forno, ma non credo proprio che mi sarebbe piaciuto essere noto come Benny il bagnino. Figurati, non c'è di che. Ah, ecco che arriva anche Fiona. Allora, andiamo? Sì, Poli, il nostro lavoro qui è finito. Già, ci penserò io a chiudere lo scavo. Voi andate pure. D'accordo, grazie, ottimo lavoro. Ciao! Grazie ancora! A presto! Che cosa? Adesso mi metto subito al lavoro, ma tu chiudi l'acqua, per favore! Ah, sì! E vorresti metterti al lavoro quando ho già fatto tutto io? Comunque non è opera mia. Devi aver lasciato il rubinetto aperto. E adesso l'acqua è tornata. Aspetta, te la chiudo io. Oggi hai fatto davvero un bel lavoro con i tuoi lampeggianti. Devo proprio farti i miei complimenti. Ti ringrazio. A proposito, Poli, se vuoi saperlo, la tua sirena oggi è stata davvero fantastica. Proprio come dovrebbe essere quella di un'auto della polizia. E allora, com'è andata, ragazzi? Direi che è andata piuttosto bene. Si è rotto un grosso tubo dell'acqua e il forno di Benny si è praticamente allagato. Oh, no! Sì, e il risultato è che purtroppo una gran parte della città è rimasta anche senza acqua. E se Dixie non ci avesse aiutati, non ce l'avremmo mai fatta da soli. Lo sai, non ne sono sicuro. Ma ho avuto l'impressione che oggi Dixie ci volesse nascondere qualcosa. Tu dici, Poli? Sì, ad ogni modo adesso l'importante è che sia tornata l'acqua in città e che il forno di Benny non sia più allagato. Dico bene, Alice? Certo, ero sicura di poter contare sul vostro aiuto, perché voi non siete soltanto i miei eroi, ma gli eroi di tutta la nostra città. Ecco a te. Non ho avuto il tempo di farmi una doccia, ma almeno ho preso il pane fresco appena sfornato. Grazie. Niente. E pensare che stasera mi ero lucidato anche i cingoli. Dai, non preoccuparti. Tu stai benissimo anche così. Oh, anche tu? Il ladro misterioso. Ecco fatto. È molto importante che i visitatori trovino sempre tutto a posto qui allo zoo. Sì, funzionano bene gli irrigatori, vero? Ah, vedo che hai fame, piccolo. Beh, in effetti io sto giusto per andare a pranzo, ma prometto che ti porterò qualcosa di buonissimo al mio ritorno. Arrivederci a tutti, ci vediamo dopo! Ciao, Zoffy! Vuoi venire al bar con me? Sì, certo! Perché no? Io stavo giusto... Oh, bene! Allora andiamo, dai! A quest'ora rischiamo di non trovare già nessuna delle pietanze migliori! Sì, sì, è vero! Andiamo! Lo sai, ieri c'era veramente tutta la città!
Trabidabidi, trabidabidu, trabidabidabida. Ciao, John! Aiuto! Mi hanno derubato! Cosa? Un furto? Un furto? Oh no! Ma dici sul serio, Frankie? Sì, è così, è veramente terribile. Non posso crederci, questa cassetta era piena di mele un momento fa. Io sono entrato per qualche minuto in negozio a prendere delle pere e quando sono uscito le mele erano tutte scomparse. Davvero? Un'intera cassetta? Certo è molto strano che siano sparite così. Sparite, dici? Ma no, Joe, questa è chiaramente l'opera di un ladro. Un ladro a cui piacciono le mele al punto da rubarne un'intera cassetta. Ma... a quale ladro possono piacere tanto le mele, secondo te? È semplice, a qualcuno con un ottimo gusto in fatto di frutta. Beh, anche quelle pere sembrano deliziose. Tu credi che potrai prenderne una? Va bene. Oh, grazie mille, Frankie. Ma davvero? Tu non te lo ricordi? Io parlo dell'incendio al caffè all'aperto. Ah sì, adesso che ci penso me lo ricordo. Ti sei addirittura gettata tra le fiamme per salvare quel povero gattino in difficoltà. Sei stata veramente eroica in quell'occasione. Sì, non c'è proprio nient'altro da dire. Oh, figurati! Qualcuno doveva pur salvarlo, quel cucciolo. Poli era troppo spaventato per intervenire. Ehi, ma che dici? Io non ero affatto spaventato. In quell'occasione sono stato soltanto molto prudente. Ma non spaventato. Pronto, centro di soccorso? Sì? Cosa? Ma stai dicendo sul serio? Oh, ho capito. D'accordo, arriviamo subito. Ragazzi, Frankie è stato appena derubato di un'intera cassetta di mele. Wow! Sì, e lo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che... È ora di entrare in azione! Vai! Oh no! La mia stampella! E adesso come farò senza? Pazienza! È solo una vecchia stampella! Non è mica la fine del mondo! Ehi, ciao, Frankie. Abbiamo appena saputo delle tue mele. Sì, io pianto talmente tanto che ho paura di arrugginire. Vorrei solo sapere chi può avermi fatto una cosa così cattiva. Hai per caso visto il ladro? No, io ero appena entrato in negozio a prendere le pere. Quanto tempo sei stato via? Soltanto qualche secondo. È strano che non abbiano preso tutta la cassetta. Hai sentito qualche rumore insolito? No, non ho sentito niente. Questo è davvero molto strano. Sapete, è una cosa che non è mai accaduta nella nostra bella città. Tutti i nostri sforzi sembrano così, così infruttuosi. Sta tranquillo, Frankie. L'investigatore Pauli risolverà il caso. Mi basterà solo indagare. Verremo a capo anche di questo mistero. Guardate un po' là. Quella sembra una mela sbocconcellata. Bene, guardiamo all'aspetto positivo. Almeno io ho ancora la mia pera. Ah! Oh no, non può essere! La mia pera! Io sono stato appena derubato! Oh no, è successo anche a lui! E allora, Joe? Dimmi tutto! Qualcuno ha rubato la mia pera! Io ero seduto sul marciapiede e la pera era proprio qui alla mia sinistra, ne sono convinto. E poi, quando stavo per prenderla, mi sono accorto che era scomparsa. Prima le mele e adesso anche una pera. Evidentemente è un ladro a cui piace molto la frutta. Cos'è successo alla tua stampella? Veramente non lo so, l'ho lasciata inavvertitamente cadere a terra quando ho sentito Frankie gridare al ladro e poi qualcuno deve esserci salito sopra. Ho capito. Potrebbe anche essere il ladro che cerchiamo. E non hai visto nessuno? No, a dire il vero, proprio no. E anche noi non abbiamo visto nessuno. No. E comunque il ladro deve aver girato da questa parte per essere riuscito a prendere anche la pera di Joe Sventura. Ascolta, a questo punto io direi di cercare delle prove in questa direzione. Rappidippidù, rappidippidà, ma che bella giornata, tralalalala. Rappidippidù, rappidippidì. Oh, oh, oh,
Oh no! No, non posso crederci, le mie adorate baguette sono sparite! Chi può aver preso le mie baguette? Qualcuno mi aiuti, vi prego, sono stato appena derubato! Qualcuno faccia qualcosa, vi scongiuro, aiutatemi! Ciao, caro Benny, che cosa è successo? Le mie baguette, guardate, sono scomparse tutte! Ah ah, guarda, una traccia! Sono sicuro che si tratta dello stesso ladro che ha rubato anche la frutta di Frankie. Sta tranquillo, Benny. Abbiamo trovato la pista giusta. Oh, non posso crederci. Vorrà dire che dovrò andare a infornarne qualcun'altra. A ogni modo, trovo veramente assurdo che ci sia certa gente in circolazione. Guarda! Delle briciole! E qui... mi sembra quel che resta di una mela. Oh. Oh, ciao, Frankie. Come mai quella faccia? Oh, ciao, Dixie. Sì, oggi sono un po' a terra. Mi hanno appena rubato una cassetta di mele, scomparsa praticamente nel nulla. Eh sì, non deve essere affatto piacevole. No, e adesso sto andando a prenderne delle altre. Ti saluto. A presto, Frankie. Parlando di mele, mi è venuta una fame. Andiamo a fare un bello spuntino. Oh, ma guarda! Ehi, ascolta, Dixie! Hai visto qualcuno passare di qua? No, ma qualcuno ha appena festeggiato e senza neanche invitarmi. Guardate che disastro! Quelle baguette dovevano essere una vera delizia. Certo, potevano almeno ripulire dopo aver finito. Che ne dici, Poli? Hai ragione, sono d'accordo con te. Ma quanto sarà alto questo ladro, secondo te, Poli? Beh, ha i piedi più grandi che abbia mai visto, questo è sicuro. Ed è un ladro che mangia tanto, deve avere anche uno stomaco molto grosso. Oh, tu non sospetterai certo di me, vero? Ma no, certo che no. Su, andiamo, Fiona. Coraggio, seguiamo le tracce. Grande o piccolo, noi dobbiamo riuscire a prendere questo ladro. Ti senti pronta? Perché ci siamo quasi. Avanti, esci da lì! Vieni fuori con le mani in alto! Io sono della polizia! Vieni fuori! Ma cosa? Ma... Oh. È soltanto un cucciolo di elefante, altro che pericoloso ricercato! Deve essere scappato dallo zoo. Sarà meglio riportarcelo subito. Vieni qui, brutto mangione. Andiamo. Lo sai, io ho paura che non sarà così facile. Senti, mi potresti aiutare? No. No, io credo di avere un'idea migliore. Tradidadidu, tradidadididi. Oh, no, no. Wow. Oh, guarda che bella! Sono proprio fortunato, allora! Ecco, è lui che ti ha rubato la pera! Addirittura un elefante! Io non lo avrei mai immaginato! Sapete, è molto strano. Finora non avevo mai visto un ladruncolo munito di proboscide. Guardate, gli piacciono tantissimo le mie baguette. Oh, grazie, ragazzi. Oggi ho lasciato inavvertitamente il cancello aperto. Oh, piccolino. E così il nostro Elmo è andato all'avventura. È stata una vera fortuna che l'abbiate trovato prima che provocasse un incidente. Oh, per noi è solo dovere. Comunque, mi raccomando, fai in modo di tenere sempre il cancello ben chiuso d'ora in avanti. Sai, noi vorremmo evitare un'altra ondata di misteriosi furti in città. Avete preso il ladro di frutta? Sì, ma era soltanto un bel cucciolo di elefante fuggito dallo zoo.
Lo sai, Fiona era così spaventata che le è quasi caduto l'idrante. Credimi, avresti dovuto vederla. No, io non ero affatto spaventata. In questa occasione sono stata solo molto prudente, non certo spaventata. Ad ogni modo, avete fatto un buon lavoro. Voi siete i miei eroi, quelli degli animali e naturalmente anche quelli di tutta la nostra città. Beh, ora questo non lo so. Ma è bello che sia ritornato tutto alla normalità. Dai, non essere così tanto modesto. Oggi hai fatto veramente un ottimo lavoro. Forse ora non mi serve più la stampella.